Buonasera a tutti, ringrazio davvero tutti per la vostra presenza stasera. Questo è, diciamo, uno degli appuntamenti della, impropriamente dico, seconda parte di Strangers, perché Strangers è tutto. Quest'anno noi abbiamo voluto per la prima volta dare uno spazio solo alle scuole. È la cosa molto bella, innanzitutto quando si parla di scuole non si parla di numeri, si parla di 700 persone che vengono coinvolte all'interno di un festival, che all'interno di un festival anche di grosso successo certe volte è difficile raggiungere, e andare dalle scuole dell'infanzia sino alle scuole, sino al CPA, con il 98% delle classi che ha aderito a questa nostra iniziativa, è una cosa molto importante. Almeno per noi che cerchiamo di portare tutti i giorni spunti culturali particolari. Stamattina Guglia Risale, che voglio dire è una delle scrittrici per l'infanzia più importanti che c'è in Italia, ha parlato con i ragazzi di Resistenza, sempre all'interno di quel tema che è banditi, che voi sapete, i partigiani venivano chiamati banditen dai tedeschi, parlando della resistenza delle donne. Un piccolo inciso, prima della resistenza delle donne esisteva un bel documentario girato da Liliana Cavani nel 1965, ma c'era pochissimo. Quest'anno però il premio Campiello è stato vinto da una scrittrice, Benedetta Tobagi, figlia del giornalista Tobagi ucciso dalle Brigate Rosse, che dal titolo appunto La resistenza delle donne. Quindi è un tema che sta andando di nuovo, che deve interessare, perché pensare che la resistenza e l'antifascismo fossero solo di una certa parte non è così, e invece riguarda anche le donne. E oggi parliamo dell'autobiografia forse più venduta in assoluto, secondo me, nella storia della letteratura, perché chi è che non conosce il diario di Anna Frank? Il diario di Anna Frank è un'autobiografia particolare di un determinato periodo, e Guglia Risali ha scritto anche un libro sul diario di Anna Frank, che è La porta di Anna, ma ha curato per Mondadori l'edizione Oscar Iuno del diario di Anna Frank, quindi abbiamo una grossa esperta della materia. Ringrazio ancora tutti e passo la parola a Guglia Risali e Andrea Piacentini. Grazie. Io volevo cominciare di qui, sembrava più umano attraversare la barriera. Allora, io ho cominciato a interessarmi di Seconda Guerra Mondiale, in particolare le persecuzioni degli ebrei e non solo, studiando filosofia. Ho studiato al vecchio ordinamento all'Università Statale di Milano, filosofia morale. E quindi mi sono interrogata già proprio all'inizio con la mia tesi, che poi è diventato il mio primo libro, Gianna Marie, il risentimento come morale, come deve essere... subire un'ingiustizia che è il tentativo di annullare fisicamente, psichicamente, moralmente una persona, moltiplicato per milioni di persone, su una menzogna collettiva come quella della razza, delle razze inferiori e razze superiori. Non riuscivo a spiegarmi come mai la filosofia contemporanea riuscisse a interrogarsi su tante questioni senza rispondere alla domanda perché è successo questo. Ed è una domanda che noi dobbiamo continuare a porci, una domanda di grande attualità, che non riguarda naturalmente solo le categorie dei perseguitati, ma riguarda tutti noi. Cioè, fino a quando noi continueremo a pensare che i perseguitati sono altri, faremo il gioco di quelli che li hanno perseguitati. Allora, da qui la mia, chiamiamola piccola ossessione, ho scritto in effetti un libro per bambini che si chiama La stella che non brilla, in cui un nonno spiega alla nipotina cosa è successo a suo padre, che è finito nei campi di sterminio. È importante spiegare a bambini, anche piccoli, che esistono e sono esistite delle cosiddette civiltà che hanno tentato di annientare altre, perché questo meccanismo si ripropone. Nella porta di Anna, poi ve ne parlerò, questo è una forma di romanzo,
nel quale la forma autobiografica è protagonista, perché ogni persona che è stata chiusa insieme ad Anne Frank nell'alloggio segreto parla in prima persona, senza parla allo specchio, parla mentre si prepara la mattina in cui saranno poi tutti arrestati, quindi noi li conosciamo meglio. E finalmente ho curato, quindi ho scelto delle parti di diario della seconda versione del diario, poi vi spiegherò anche la genesi del diario, da inserire nella prima versione del diario, e ho scritto la prefazione, ho curato la parte finale che riguarda non solo i fatti storici, ma riguarda per esempio tutti i libri letti da Anne Frank durante la sua prigionia, i vari siti e gli enti di approfondimento. Ci sono anche in linea, per esempio, lo vedremo anche direttamente con le immagini che vi propongo, ci sono in linea delle vere e proprie ricostruzioni dell'alloggio in cui Anne Frank è rimasta prigioniera. Uno dice: perché tutto questo? Tutto questo non è un mercato, certo, il rischio è sempre questo, no? Però l'importante è, dietro un nome, ricordarsi che esiste una persona. Continuare a ricordare che dietro i numeri sono esistite persone con nomi, cognomi, relazioni familiari, sbalzi d'umore, sogni, progetti. Far diventare la storia una sorta di bussola d'orientamento per il presente è questo, no? Usare l'empatia per essere presenti nel momento in cui sono successe delle cose molto gravi e non dimenticarle mai, anche se fa male. E dico sempre, scherzando ma mica tanto, che per scrivere La porta di Anne ho consumato una quantità di cioccolato infinita. E ancora io non posso leggere dei pezzi di questo libro, né posso leggere dei pezzi di questo libro, li leggerà Andrea, li ho scelti, ma non posso leggerli. Vi lascio capire il perché. Allora, questo è, vedete la copertina, no? È un libro che è un libro che forse non era destinato, chi lo sa, non era destinato che a rimanere in un cassetto, forse era destinato, come voleva Anne Frank, a diventare la base per un romanzo, che sarebbe diventato un libro che parlava di personaggi vagamente ispirati a quello che lei viveva dell'alloggio segreto, e invece è diventato un diario, anzi il diario che per primo, nel primo dopoguerra, quando ancora l'argomento Shoah era tabù, cioè non si poteva tanto dire. Sapete che il nostro caro Primo Levi ha dovuto penare moltissimo per vedere pubblicato Se questo è un uomo? Nessuno gli credeva, nessuno voleva dare spazio d'ascolto, tutti dicevano non è possibile. Ci è voluto moltissimo tempo, e il diario di Anne Frank, o come si direbbe oggi di i diari, costituiscono uno dei primi documenti che hanno spazzato via le voci di quei negazionisti che dicevano ma la Shoah non è mai esistita, l'Olocausto non è esistito. Allora, il contesto in cui si situa questo libro lo conosciamo tutti, no? La Seconda Guerra Mondiale. Ricordiamo 39-45, un periodo in cui la guerra si combatte per mare, per terra, su tutti i fronti, per aria, distrugge città completamente, 40.000 campi di sterminio, alcuni dei quali si presentavano come campi di lavoro ma erano campi di sterminio, due bombe atomiche che causano 291 morti, 291.130 morti, 148.793 sul colpo, per non parlare di tutti gli altri. Il bilancio della Seconda Guerra Mondiale in termini di numeri, perché ogni tanto bisogna fare i conti, no? E poi bisogna, come spiegavo ai ragazzi di oggi, ricordarsi per visualizzare, diciamo, queste cifre, fare i conti sulle mani di quante persone si conoscono di persona, no? Quante persone hai diviso, con quante persone hai parlato, e tu ne conosci magari 100, magari 200, se sei fortunato anche 1000. O quante persone vivono qua? 10.000?
cosa vuol dire una bomba che uccide 210.000 o una guerra che in praticamente 5 anni, 6 anni fa, elimina 71.072.910 persone. È tanto. Con delle conseguenze che sono conseguenze che conosciamo tutti, cioè distruzione delle città, distruzione dei servizi, spostamento di intere popolazioni da paesi ad altri paesi, campi di profughi, perché alla fine quelli che stavano nei campi di prigionia non sono tornati subito a casa, specie quando ebrei nessuno li voleva, oppure hanno provato a tentare, cioè hanno provato a tornare a casa, ma non era facile assorbire il colpo. Tant'è che i crimini contro l'umanità sono stati così efferati che a Norimberga viene creato il primo tribunale internazionale per i crimini contro l'umanità. Tutto ciò lo dobbiamo a regimi totalitari di destra, il fascismo, il nazismo, in parte abbiamo anche il franchismo, che però è stato neutrale, ma diciamo la situazione europea era una situazione di totalitarismi di destra, quindi tesi a creare nella guerra, nel conflitto, nell'appropriazione del territorio e delle popolazioni e nel soggiogamento della popolazione altrui il proprio spirito. 1938 e durano fino al 1944 le leggi razziali italiane, basate su un cosiddetto documento scientifico che certi professori di università non precisate avrebbero varato, e secondo questo documento esistono le razze. Ci sono razze piccole, inferiori, e razze grandi, superiori. Esiste la razza ariana, la razza italiana appartiene alla razza ariana, la razza ebraica non appartiene alla razza italiana, quindi eliminiamola. Eliminiamola dagli uffici, eliminiamola da funzioni pubbliche, eliminiamola da proprietà privata, eliminiamola da tutto. Eliminiamola prima a livello di diritti, poi con questo meccanismo molto facile di individuare, registrare e poi separare e poi deportare. In Germania la persecuzione si allarga, anche in Italia sono stati perseguitati rom, sinti, omosessuali, sono stati perseguitati ovviamente tutti gli oppositori politici, anche i pacifisti, gli omosessuali, eccetera. Le stesse categorie vengono perseguitate in Germania nazista. Le leggi razziali nella Germania razzista durano dal 33 al 42, ma in qualche modo sono, pensate bene, meno severe di quelle italiane, perché sono progressive. In qualche modo arrivano al peggio alla fine, mentre le leggi razziali italiane sono il peggio che si possa immaginare dall'inizio. Allora, dicevo, la Germania ha una spinta espansionista, sappiamo che è il motivo dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, no? Quindi l'annessione dell'Austria, l'annessione della Cecoslovacchia, l'annessione della Polonia, poi scoppia la Seconda Guerra Mondiale e la Germania continua a espandersi. Si espande fino a raggiungere anche i paesi, gli unici paesi che erano rimasti insieme alla Francia e all'Inghilterra, dei paesi democratici davvero. E raggiunge la civilissima e molto mescolata Olanda nel maggio del 40. E lì la dominazione nazista rimane fino al maggio del 45. Cosa vedete in questa foto? Vedete scritto in olandese e scritto in tedesco, ma il tedesco è sopra. Anche questo è significativo, no? Perché, voglio dire, non è una lingua seconda, il tedesco è comunque la lingua dei dominatori ariani, che dice ghetto ebraico. Tutti voi conoscete la storia dei ghetti, immagino, no? I ghetti sono stati creati nel 500 a Venezia con l'idea di, questa è sempre l'ipocrisia del potere, l'idea di preservare, diciamo, le popolazioni di religione ebraica. In realtà erano delle prigioni, erano dei modi per separare
e obbligare ancora di più la popolazione ebraica ad avere difficoltà nel esercitare tante professioni, nell'integrarsi con le persone e nel costruire dei ponti di amicizia. I ghetti sono stati aboliti con l'Unità d'Italia, quindi la ricreazione nel XX secolo, il ricreare un ghetto è un atto terribile, e lo è stato di fatti con il ghetto di Varsavia, con tanti ghetti che sono rinati sotto il dominio nazista. Allora, cosa succede alla famiglia di Anne Frank? La famiglia di Anne Frank era di origine tedesca, erano già scappati dalla Germania dopo il 1933, perché si erano già resi conto di quello che stava succedendo. In Olanda trovano una situazione di grande apertura, di tolleranza. Nessuno dice loro non ti frequento perché sei ebreo, ma con l'occupazione nazista invece si ritrovano piano piano nella situazione degli emarginati, cioè le leggi razziali vengono piano piano applicate. Quindi all'inizio non si può andare a scuola, nelle scuole miste, solo nelle scuole ebraiche. Poi piano piano tutti i commerci devono essere frequentati da ebrei. Gli ebrei non possono nemmeno prendere il tram, non possono neanche andare in bicicletta, non possono andare nella piscina comunale, non possono frequentare un centro sportivo. Attenzione, che quello che ci sembra incredibile valeva anche per l'Italia fascista. Non so se qualcuno di voi ha letto o ha visto il Giardino dei Finzi Contini. Il protagonista del Giardino dei Finzi Contini non può più andare a giocare a tennis perché è ebreo, con i suoi amici, diciamo, ariani o italiani, di razza italiana. Banditi, sì. Allora, cosa succede? Succede che a un certo punto i Frank temporeggiano, non sanno bene cosa fare, pensano di scappare da qualche parte, ma perdono l'occasione giusta. E un collega di lavoro di Otto Frank, che è il padre di Anne, gli dice: ma perché non vi nascondete dietro la ditta di pectina? Sapete cos'è la pectina? Quella che si mette nelle marmellate per gelatificare. Perché non vi mettete lì? C'è tutta una parte dell'edificio che è vuoto. Noi lo rimettiamo a posto, lo disinfettiamo, lo sistemiamo, lo approntiamo per accogliere due famiglie. Allora, loro avevano pensato di inserirsi, cioè di stabilirsi in questo alloggio alla fine di luglio, solo che verso il 6 di luglio del 1942 Margot, che è la sorella maggiore di Anne, riceve un invito dalle autorità tedesche a recarsi a un campo di lavoro. Loro sapevano di lavoro che invita una sedicenne a lavorare a cosa? È un campo di sterminio. Quindi si sono vestiti, mettendosi tutti i vestiti che potevano addosso, hanno riempito le valigie e si sono stabiliti, si sono alzati all'alba, hanno diffuso la voce che andavano a trovare dei parenti in Svizzera, perché avevano dei parenti in Svizzera, e sono invece andati in questo alloggio segreto, quello che è diventato l'alloggio segreto. E dopo andremo nel dettaglio. Allora, mi servo un po' dello scheletro di questo libro, che è più quasi un romanzo, solo per presentarvi le persone che sono state chiuse nell'alloggio segreto insieme a Anne. Allora, c'è Anne. Anne era una ragazzina molto vivace, appassionata di cinema, appassionata di lettura, aveva un po' modi da diva, ma chi non li ha 12-13 anni, no? Quando si vedono queste star del cinema. La sua passione era anche la mitologia, e scopriremo poi, leggendo il diario, che aveva una visione molto adulta rispetto ai sogni e le realizzazioni che una donna può fare nella sua vita. Non vedeva la sua vita come qualcosa di passivo, e avrebbe voluto diventare una grande scrittrice o comunque fare qualcosa, fare la giornalista, fare qualcosa che in qualche modo cambiava il mondo.
Sua sorella, di un anno e mezzo maggiore, Margot, era al contrario molto più quieta, bravissima negli sport, negli studi, assennata in qualche modo, e questo faceva diventare, durante l'alloggio segreto, difficile da parte di Anne confessarsi con lei, perché lei prendeva spesso le parti dei genitori, come succede con i fratelli maggiori, insomma. Edith Frank, la mamma, allora era una donna che veniva da una famiglia di ebrei devoti, e ciò non le aveva mai impedito né in Germania né in Olanda di frequentare tantissime persone molto diverse. Quando è rimasta chiusa nell'alloggio segreto, ha sofferto di depressione, questo si è capito più dopo. Ma era una donna comunque molto brillante, molto affettuosa, aveva grossi rapporti, grosse fatiche di relazione con Anne, che era impaziente, e le insegnava come avrebbe dovuto essere mamma. Otto Frank, chiamato Pim, era il soprannome che Anne e Margot gli davano, è il padre. Il padre è un uomo che ha avuto successo negli affari, ha lavorato in banca, poi una banca è fallita, è andato negli Stati Uniti, ha avuto esperienza del mondo, finché in Olanda ha fondato questa ditta di pectina e di conserva e speziatura dei salumi. Naturalmente, con le leggi razziali che si sono imposte in Olanda, lui ha dovuto trovarsi dei prestanomi, perché non poteva più essere direttore di una ditta. Era una persona estremamente colta, molto paziente, era lui che faceva nell'alloggio segreto, dava lezioni di inglese, di francese, teneva su il morale di tutti. Quindi anche durante le feste comandate, che magari San Nicola o il compleanno, creava delle poesie in rima con anche poco. Allora, Herman van Pels è la seconda famiglia che si nasconde praticamente quasi insieme ai Franche. Lui era un salatore, esperto nel salare, nello speziare i salumi, ed era il vice di Otto Franche, un uomo che fumava tantissimo, pronto a rinunciare al cibo per fumare, con uno spirito molto irrequieto, molto simpatico, anche un po' grossolano rispetto alla famiglia Franche, che era un po' più ben educata, e quindi con sua moglie molto spesso c'erano dei battibecchi seguiti da delle riappacificazioni molto, molto clamorose. Ecco, Anne Frank racconta anche queste cose spicciole, diciamo, a cui non era abituata. Questa appunto era una donna che molto spesso pensava delle cose materiali, però non ha esitato a vendere la propria pelliccia per ottenere un certo numero di chili di patate e cavarsela, insomma, durante questa prigionia. Il loro figlio, sedicenne, Peter van Pels, diventa un po' il principe azzurro. Inizialmente è un ragazzino che Anne un po' sfotte, no? Perché le sembra quasi un sempliciotto, poi piano piano, vuoi la reclusione, vuoi conoscerlo meglio, si innamora e i due diventano inseparabili. Il loro luogo di ritrovo è la soffitta, il sottotetto. Dopo vi parlerò anche della funzione che ha avuto questo sottotetto, perché per 2 anni di prigionia è stato l'unico luogo ad avere una finestra che riceveva della luce naturale. Fritz Pfeffer è entrato nell'alloggio segreto più tardi degli altri, a novembre, ed è l'unico che è entrato senza famiglia. Lui una famiglia ce l'aveva, una prima moglie con cui è stato molto infelice, ha divorziato, il figlio piccolo, vedendo come andavano le cose in Germania, lui l'ha inviato a suo fratello in Inghilterra, quindi l'ha messo al sicuro, e poi era un dentista, ma ancora una volta per le leggi razziali non poteva esercitare questo lavoro, quindi qualcuno gli faceva la prestanome e lui lavorava in laboratori clandestini. E ha fatto nell'alloggio segreto un po' il medico, diciamo, no? È quello che somministrava, oltre a curare i denti, somministrava quello che potevano avere di medicinali. Oltre agli abitanti dell'alloggio segreto ci sono stati gli aiutanti. Chi sono gli aiutanti? Sono figure esterne,
sono tutti impiegati di questa ditta, che però hanno dato il loro sostegno, senza i quali nessuno avrebbe potuto sopravvivere. Portavano cibo, portavano riviste, portavano libri, portavano vestiti, legna, dunque, questo Viktor Krügler, anche lui insieme a tutti gli altri, Johannes Kleiman, Miep Gies e Elisabeth Bepp-Boskuil, vengono nominati nel 1976 su insistenza di Otto Frank, che è l'unico che sopravviverà all'invio nei campi di sterminio, vengono nominati i giusti. I giusti fra le nazioni sono quelli che hanno aiutato a rischio della loro stessa vita degli ebrei a non essere uccisi. Allora, una particolare menzione va a Miep, che ha una storia molto tragica alle spalle, perché veniva da una famiglia molto povera, austriaca, ed è stata adottata in Olanda, e lei era quella che si occupava di fare la spesa, portare i libri, portare le riviste, portare dei cambi ai clandestini, e nel momento dell'arresto viene minacciata con la pistola e risponde per le rime, ma non viene arrestata. Gli altri di cui abbiamo parlato invece vengono arrestati, ma se la cavano. Uno riesce a scappare, l'altro, dato che era anziano, viene graziato. Invece lei è quella in particolare che recupera dopo l'arresto le carte e i diari di Anne Frank che erano stati buttati per terra da il tenente Silberbauer, di cui vi parlerò dopo, e grazie a questo recuperare le carte e il diario di Anne noi abbiamo oggi il suo diario. Beb, chiamata così, era la più giovane della ditta, anche lei ha aiutato comunque a raccogliere i libri e le carte di Anne, e in particolare lei ha fatto da prestanome perché le ragazze e i ragazzi si annoiavano e lei faceva da prestanome per dei corsi di latino e di stenografia che i ragazzi seguivano. Questo losco figuro, Silberbauer, è il tenente che ha capitanato, diciamo, l'irruzione all'interno dell'alloggio segreto e ha sequestrato i nostri prigionieri, e ha avuto un tentennamento quando ha trovato sotto il letto l'uniforme che Otto Franke aveva della Prima Guerra Mondiale, perché essendo un tedesco lui aveva combattuto per l'esercito tedesco durante la Prima Guerra Mondiale, no? Quindi Silberbauer rimane un po' sconvolto perché in qualche modo si trova a perseguitare 30 anni dopo qualcuno che aveva combattuto per il suo paese, ma questo non gli impedisce di portarli al campo profughi, dove saranno poi, e lui lo sa perfettamente, inviati nei campi di sterminio. Allora, che cos'è il diario? Il diario, il primo diario, perché ce ne sono tre, per questo si dovrebbe parlare di diari, e poi ce ne sono varie versioni, e quindi per questo bisognerebbe sempre usare il plurale, ma in ogni caso il primo diario è questo con la copertina che viene riprodotto un po' ovunque, no? La copertina a quadretti, che viene regalato ad Anne il giorno del suo compleanno, il 12 giugno del 1942, il suo 12° compleanno. È un diario di una ragazzina. Cosa fa una ragazzina o un ragazzino? Appiccica foto, taglia degli articoli, no? Taglia le foto dei divi, fa un disegno. È un diario molto materico, è un diario molto vissuto, e in questo senso questa edizione si è un po' ispirata, aggiungendo delle immagini all'idea del diario adolescenziale, no? È un diario che è composto anche di racconti, ogni tanto c'è un racconto che emerge, o un sogno. Come vedete le date sono il 1947, la prima edizione, in Italia arriva nel 54 e nell'86, nel 1986 c'è la prima edizione critica olandese. Perché è importante questa edizione critica lo vediamo dopo, ma teniamo conto del fatto che la prima edizione è praticamente una riscrittura del padre. Questo ve la lancio così e poi ve la racconto meglio. Diceva giustamente Giuseppe che il diario di Anna Franke
a Frank è praticamente l'autobiografia più conosciuta del mondo. In che cosa, oltre al fatto storico, cioè che ci ha aiutato a conoscere la realtà di un perseguitato, ci ha aiutato a conoscere l'animo di un adolescente, che è un animo non facile, un animo in continuo cambiamento, no? Che un giorno è felice, l'altro giorno è disperato. È un animo anche molto osservatore, che in una piccola comunità come quella che vi ho descritto è in grado di cogliere le debolezze e anche le grandezze di tutti. Quindi, parlando di autobiografia, ci porta all'autobiografia un grande vantaggio, no? Di essere alla portata di tutti, di essere toccante e di fare riflettere su più livelli, no? Perché l'autobiografia è una salvezza, un diario è una salvezza. Nel mondo, Anne Frank è diventata un'icona, ovviamente tanto in Olanda, qui vedete a Utrecht, qui vedete la casa museo di Anne, di cui io poi vi farò vedere, perché esiste in linea la possibilità di fare una visita virtuale alla casa di Anne, cioè quella che è stato il luogo di prigionia, è diventato un museo. Qui siamo sempre ad Amsterdam, quindi sempre a casa. Di che cos'è simbolo ovviamente in Olanda? Non solo degli ebrei perseguitati, ma di tutti i perseguitati, di tutti i giovani che si sono lasciati morire senza aiutarli, e dell'indipendenza anche dell'Olanda rispetto a un aggressore nazifascista. Quindi diventa un doppio, triplo simbolo che ispira degli scultori, che ispira altre opere pubbliche, laddove, come in Argentina, sapete bene che sono scappati tanti nazisti e si sono rifatti una vita. E infatti questa statua, lo sapete che negli anni, qualche anno fa, era stata decapitata e poi è stata risistemata e un sistema di videosorveglianza è stato messo in atto. Qui siamo a Barcellona, quindi è simbolo Anne anche della lettura e della scrittura, perché nel suo scrivere lei continua a citare libri, perché quello poteva fare, quello si poteva fare di giorno. E qui negli Stati Uniti addirittura siamo in un campus che era stato ricoperto da graffiti nazifascisti, e allora il direttore del campus ha voluto dare un segnale molto chiaro. Qui c'è un'opera commemorativa, un memoriale a Bergen-Belsen, dove sono morte sia Margot sia Anne di tifo. E qui siamo alla British Library, che ha intitolato ad Anne Frank un albero che ha piantato per lei. Perché un albero? Vi ho parlato dell'importanza della soffitta, no? La soffitta era l'unico luogo che avesse luce naturale, quindi si poteva vedere un pezzetto di cielo, e davanti c'era un bellissimo ippocastano su cui si posavano degli uccellini e su cui crescevano le foglie, quindi si vedeva quel pezzetto di natura che era negato altrimenti. Allora, la frase che hanno scelto, che a mio avviso forse è la frase più coinvolgente, posso chiedere a te di leggerla se vedi, perché io non la posso leggere per ovvi motivi. È davvero meraviglioso che io non abbia lasciato perdere tutti i miei ideali perché sembrano assurdi e impossibili da realizzare. Eppure me li tengo stretti, perché malgrado tutto credo ancora che la gente sia veramente buona di cuore. Semplicemente non posso fondare le mie speranze sulla confusione, sulla miseria e sulla morte. Vedo il mondo che si trasforma gradualmente in una terra inospitale. Sento avvicinarsi il tuono che distruggerà anche noi. Posso percepire le sofferenze di milioni di persone. Ma se guardo il cielo lassù, penso che tutto tornerà al suo posto, che anche questa crudeltà avrà fine e che ritorneranno la pace e la tranquillità. Capite che non è facile leggere questa cosa, sapendo che la persona che l'ha pensata è morta così, totalmente, no? È molto duro. Allora, tornando invece a questa versione del diario di Anna Frank, allora,
Vi dicevo prima che il diario non è uno solo, non è questo che vedete a quadrettini, che è stato il primo. Questo primo diario copre, diciamo, più o meno mezzo anno, da giugno del 42 a dicembre del 42. Poi c'è un salto di un anno e c'è il secondo quaderno che va dal dicembre del 43 all'aprile del 44. Poi c'è un terzo diario che va dall'aprile del 44 alla fine, all'ultimo giorno prima di essere stata arrestata, dell'agosto del 44. Quindi tre sono i quadernoni, i diari quadernoni. Ma quello che è più interessante è che queste tre quadernoni insieme costituiscono quella che viene chiamata dai critici l'edizione A, 1, 2, 3, scritta da Anne. Ma non è quella che abbiamo letto nel 47. Poi succede che nel marzo del 1943, la radio libera olandese, che proclamava i suoi incitamenti alla popolazione a non arrendersi ai nazifascisti, ai nazisti, dice quanto è importante mantenere un diario o delle tracce scritte di quello che si stava vivendo. Allora, cosa fa Anne? Anne comincia a riscrivere tutto il diario con uno stile più maturo. Questa seconda riscrittura è la versione che si chiama B. Quindi abbiamo un diario che sono i tre quaderni semplici, A, poi abbiamo i quaderni tre semplici più una riscrittura a metà. Poi abbiamo la versione che conosciamo tutti, quasi tutti, che è quella che, quando vi ho detto, la prima edizione del 47 è stata scritta da Otto Franke. Praticamente Otto Franke è tornato dal campo di sterminio in uno stato di completo shock. Lui è tornato, ma non c'era più nessuno della sua famiglia. Allora, era così frustrato che quella MIEP di cui vi ho parlato, quella che ha salvato il diario, ha dovuto prenderlo in casa per 7 anni. Lei e suo marito l'hanno ospitato, perché quest'uomo era diventato un vegetale. Lei ha aspettato il momento giusto e gli ha fornito questo materiale di Anne. Lui si è chiuso nel suo studio, ha cominciato a studiarlo e l'ha riscritto. Che cosa ha omesso? Ha omesso ovviamente tutte le parti che erano un po' polemiche nei confronti della mamma, che sono tantissime, perché Anne non sopporta sua madre, quindi sono tante. Tutte le parti anche in cui si prendono in giro brutalmente gli altri abitanti dell'alloggio segreto, perché Anne era così, una giovane libera di criticare nel suo diario chi voleva, però quelli erano tutti morti nei campi di sterminio e faceva impressione pubblicare un libro in cui si prendessero in giro. Tre, tutte le allusioni sessuali, perché Anne a un certo punto vede che il suo corpo cambia, si trasforma come tutte le adolescenti o tutti gli adolescenti. Queste parti anche sono omesse. E sono omesse anche un po' le parti politiche, perché Anne parla anche un po' di politica, del ruolo dell'ebraismo, di tante cose. Quindi questa versione C potremmo definirla oggi di una versione un po' buonista, una versione che rassicurava più lui. In realtà, quando Otto si mette a leggere i diari di Anne, scopre una figlia che non aveva mai conosciuto. Poi esiste addirittura una versione D, perché nel 1986 è grazie a questa edizione critica che noi sappiamo che esiste una versione A, B, C, ma addirittura esiste una D, cioè una studiosa e traduttrice tedesca, Miriam Presler, avrebbe composto una maxi versione che ingloba tutte le altre, e questa sarebbe la versione D. Però ovviamente questa è una versione per specialisti, no? Noi siamo già contenti di avere la A e la B, no? E di fare a meno della C, perché, come vi dicevo, la C è un po' leggere il diario attraverso la lente del papà, non si fa. E il lavoro che io ho fatto è stato leggere integralmente la versione A e la versione B e scegliere i pezzi della versione B da inserire nella versione A, perché molte sono delle riscritture. Le parti rosa. Anne comincia il diario
non scrivendo come scriveremmo noi caro diario, non lo scrive mai caro diario, lei scrive cara Kitty oppure care tutte queste amiche, alcune reali, alcune immaginarie, alle quali lei pensa di indirizzare delle lettere. Questo escamotage serve in qualche modo per probabilmente popolare di più la sua immaginazione di reali corrispondenti, no? E sentirsi meno isolata. E forse serve anche a in qualche modo eludere la censura che noi operiamo quando noi scriviamo per noi stessi. Anche lì operiamo una censura, se sappiamo che siamo gli unici interlocutori. Se invece qualcun altro forse un giorno ci ascolta, il tono è già diverso. Quindi era un modo per darsi animo. Pagina 20 giugno 42. Per una come me, tenere un diario è un'esperienza particolare. Non solo non ho mai avuto uno prima, ma mi sembra che alla fine né io né nessun altro darà valore agli sfoghi di una scolaretta di 13 anni. Ma lasciamo perdere. Non è questo il punto. Io ho voglia di scrivere e ancora di più di aprire finalmente il mio cuore. Dirò tutto e fino in fondo. La carta è più paziente degli uomini. Questo proverbio mi è tornato in mente quando in una delle mie giornate di lieve malinconia me ne stavo annoiata con la testa fra le mani e per pigrizia non sapevo se uscire o invece rimanere a casa. E alla fine, senza muovermi di lì, sono rimasta a casa a lambiccarmi il cervello. Sì, certo, la carta è più paziente. E visto che io non ho intenzione di far mai leggere a nessuno questo quaderno cartonato che porta il gran nome di diario, a meno che un giorno io non trovi un amico o un'amica che sia quell'amico o amica, probabilmente non se lo filerà nessuno. Ed eccomi arrivata al punto da cui è nata tutta l'idea del diario. Non ho nemmeno un'amica. Per essere ancora più chiara, occorre una spiegazione. Perché nessuno può credere che una ragazzina di 13 anni è sola al mondo. E infatti non è vero. Ho dei genitori tanto cari e una sorella di 16 anni. In totale avrò almeno 30 conoscenti e qualche cosiddetta amica. Ho uno stuolo di pretendenti che mi tengono gli occhi addosso e quando in classe non si può fare altrimenti, provano a lanciare un'occhiata fugace con uno specchietto. Ho famiglia, delle care zie e una bella casa. No, così sembra non mi manchi nulla, tranne quell'amica. Con i miei conoscenti non faccio che giocare. Ma non c'è una volta che io possa parlare di altro se non delle cose di tutti i giorni, o possa entrare in intimità. E questo è il punto. Forse questa mancanza di confidenza dipende solo da me. Il fatto, in ogni caso, sussiste. Ed è triste dirlo, ma non ha soluzione. Ecco il motivo di questo diario. Perché l'idea dell'amica agognata trovi più spazio nella mia fantasia, non voglio soltanto inserire i fatti in questo diario come farebbe chiunque, ma voglio che questo diario diventi l'amica stessa. E questa amica si chiama Kitty. Visto che da un inizio del genere, senza mezzi termini, nessuno capirebbe nulla dei miei racconti a Kitty, mi tocca riportare in breve la storia della mia vita. Lo faccio anche se non mi va. Mio padre, il padre più amorevole che abbia mai visto, si sposò a 36 anni con mia madre, che all'epoca ne aveva 25. Mia sorella Margot nacque nel 1926 a Francoforte sul Meno, in Germania. Il 12 giugno 1929 arrivai io e, dato che siamo ebrei puri, nel 1933 emigrammo in Olanda, dove mio padre venne assunto come direttore della Opecta olandese, società di produzione di marmellata. La nostra vita proseguì con tutte le agitazioni del caso, dato che in Germania il resto della famiglia non scappò alle leggi antiebraiche di Hitler. Nel 1938, in seguito ai pogrom, i miei due zii, fratelli di mia madre, fuggirono e giunsero salvi in Nord America. La mia vecchia nonna venne invece a stare da noi. Aveva all'epoca 73 anni. Dopo il maggio 1940 i tempi si fecero sempre più bui. Prima la guerra, la resa, l'arrivo dei tedeschi. Così ebbe inizio la tragedia di noi ebrei. Le leggi antiebraiche arrivarono una dopo l'altra e la nostra libertà fu molto limitata.
Ma teniamo duro, nonostante stelle, scuole separate, divieti di uscire, eccetera, eccetera. La nonna morì nel gennaio 1942. Marco e io fummo trasferiti al liceo ebraico nell'ottobre 41, lei in quarta e io in prima. La nostra vita a quattro va ancora bene. Ed eccomi giunta la data di oggi per l'inaugurazione solenne del mio diario. Amsterdam, 20 giugno 42, Anne Frank. Allora, queste pagine lei le scrive, se non sbaglio, il 20 giugno, no? Quindi ancora qualche giorno prima di entrare nell'alloggio segreto. L'ingresso è stato il 6 di luglio e questo era l'alloggio segreto. In questa zona, diciamo, di vari commerci, c'era chi vendeva borse, c'era chi vendeva tè, c'era un canale vicino e c'era soprattutto questa ditta di pectina che lavorava. Quindi a partire dalle 8 del mattino nell'alloggio bisognava stare molto in silenzio, non bisognava tossire, non bisognava ridere, parlare ad alta voce, non bisognava usare le scarpe né tirare lo sciacquone, no? C'era una piccola pausa durante il mezzogiorno in cui quasi tutti quelli dell'alloggio segreto ascoltavano radio o ragno di Radio Londra, su Radio Londra, per avere le notizie reali sul conflitto mondiale. Dopo di nuovo silenzio fino alle 5:30. Quindi queste erano delle regole ferree. Tutte le tendine fissate con delle puntine alle finestre, quindi non si poteva guardare fuori, e salvo in questo famoso, come vi dicevo, sottotetto. Adesso vi mostro com'era fatta la casa. Anche nel libro avete una piantina, ma c'è un piccolo errore molto difficile da leggere, invece questa è più facile. Questa che vedete alla vostra destra è tratta dal fumetto di Ari Folman, diario, anche questo, diario di Anna Frank. Allora, si vede... alla vostra sinistra. È uguale, come la vedi tu? Ah, alla vostra sinistra, è quella un po' più facile secondo me. Ma anche l'altra, va bene. C'è una porta che in realtà è collegata a una libreria. Vi faccio vedere direttamente che faccio prima. Eccola qua, la libreria di regole. È quella che doveva occultare il loro rifugio. Quando si entrava, al primo piano siamo qua, c'era un bagno, c'era un piccolo corridoietto che portava alle stanze al secondo piano. C'era il bagno, era unico per tutti, c'era una stanza, in questa stanza stava la famiglia di Anne, cioè la mamma, il papà e la sorella. In quest'altra stanza a fianco, confinante, stava Anne con Pfeffer, questo signore, quello di cui vi ho parlato, che ha spedito suo figlio in Inghilterra, il dentista, diciamo. Vedete che c'è ancora l'orsacchiotto e tutte le foto dei miti o delle stelle del cinema. Salendo dalla scala che si apriva proprio là dove, qua, là dove c'era la porta girevole, c'era la libreria girevole, si arrivava a questa stanza, questa. Che era la stanza, il soggiorno cucina, ma la sera ci stavano Auguste e Herman van Bels, cioè i genitori di Peter, dormivano lì. Di fianco, nel sottoscala, c'era ricavata la stanza di Peter. Vedete che fa una tenerezza tremenda, questo fatto anche la bici, non poteva usarla, però la teneva. Poi le foto di Star che gli passava Anne, e a un certo punto Anne gli propone: ma guarda, io ho nuove foto, ne vuoi altre? E lui dice: no, ormai sai, quella che mi hai dato è diventata una vecchia amica per me. Per farvi capire il tipo poetico che era un ragazzino molto sensibile, molto poetico. Questa è la famosa soffitta che naturalmente non era così, era piena di, non so, patate, sacchi di patate, biancheria, e ci circolava anche un gatto, il gatto di Peter, Mushi, che aiutava a tenere lontani i topi.
E questo effettivamente era stato il luogo dove si ritrovavano lei e Peter per fantasticare, per parlare. Lui aveva il sogno di partire per le Indie orientali, che erano colonizzate dall'Olanda, e di fare l'ebanista o il falegname. Allora, appunto, l'ingresso nell'alloggio segreto significa crearsi un mondo altro, no? Mentre intanto fuori ci sono rumori di aeroplani, bombe, spari. Dentro le persone diventano quasi un po' dei personaggi di un libro, no? Nella loro realtà, ma anche nel loro dramma, nel loro essere buffi a modo loro. E qui vediamo, attraverso il diario, usando le immagini del libro, in realtà c'è molto da approfondire, perché Anne racconta di com'è l'ingresso nell'alloggio segreto, racconta di cosa sono le leggi antisemite, racconta dei misteri della quotidianità della vita, della persecuzione degli ebrei, racconta della nonna, racconta del suo appuntamento allo specchio ogni giorno, no? Ma anche dei dissidi familiari, racconta dell'inflazione anche e dello spirito teutonico, germanico, che lei sfotte molto, perché essendo comunque di lingua tedesca è in grado di capire molte cose. Quando Franz Pfeffer, per dirvi il dentista, entra in novembre del 1942 nell'alloggio segreto, Anne e suo padre gli fanno una specie di piccolo scherzo per indicargli quali sono le regole di vita, che sono regole strette, perché se non si rispettano sono tutti condannati a essere arrestati. Ecco che gli creano un prospetto dove dicono: benvenuto, no? Aperto tutto l'anno, cucina dietetica priva di grassi. Certo, mangiavano solo broccoli e patate quando andava bene. Ogni tanto c'era un pezzettino di burro da spartirsi, alloggio gratis, nessun vicino di casa, vedete? E poi altre indicazioni, tutte messe su un tono umoristico. L'umorismo è qualcosa che non abbandona mai Anne, ed è forse qualcosa che lei prende anche da suo padre, che era un tizio in grado di creare delle rime e delle poesie azzeccate per ogni occasione, il suo compleanno. Anche questa parte, come quella dall'inizio, è presa dalla versione B, quella che Anne ha già riscritto con una certa prosa, e quindi sono anche quelle un po' più godibili come scrittura. Domenica 13 giugno 1943. Cara Kitty, i versi di buon compleanno che mi ha scritto papà sono davvero troppo belli perché io non li condivido. Dato che Pim compone in tedesco, Margot ha dovuto tradurre. Giudica tu stessa dal frammento che ho ricopiato se Margot non ha svolto alla perfezione questo suo compito. Dopo il solito breve riassunto degli eventi dell'anno, si legge: la più giovincella qui in casa sei tu, e i troppi consigli si buttano giù. Parola agli esperti del tempo che fu. Noi già sei vissuto, ma dacci un po' retta. Sappiamo in anticipo quel che ti aspetta. Sappiamo che è meglio tu segui un esempio. Così tutti i giorni sorbisci lo scempio di critiche dure per la tua impazienza. Nessuno che guardi la propria coscienza. È facile fare gli elenchi dei vizi. Sei sempre sugli altri che diamo giudizi. Più arduo per noi questo nostro mandato. Direti quel che è giusto e quel che è sbagliato. A tutti noi tocca qualche lezioncina. Talvolta d'aiuto come una medicina. Quando hai l'impressione che non ne puoi più, in una sorsata tu buttala giù. I mesi qui dentro non sono sprecati, con libri e romanzi li hai valorizzati. La vita è pesante, tu l'hai alleggerita. Fra pagine e fogli la noia è svanita. Ma il vero problema è in tutt'altro contesto. Non ho cosa mettermi, come mi vesto. La blusa mi è stretta, le brache piccine, è come infilarsi nelle mutandine. E poi le mie scarpe, non riesco a entrarci. Non c'è soluzione. Stiamo qui a lamentarci. Beh, quando uno cresce, gli sta tutto stretto. È cosa normale, non certo un difetto. La parte sul tema del mangiare, Margot non è riuscita a tradurla in rima, e per questo la tralascio. Per il resto, non trovi sia una bella poesia? E non è tutto.
mi hanno proprio viziata e ho ricevuto tante cose belle, fra cui un grosso libro sul mio argomento preferito, la mitologia della Grecia e di Roma. Non ho da lamentarmi nemmeno per le caramelle. Tutti hanno messo mano alle loro ultime scorte. In quanto beniamina della famiglia clandestina, mi hanno mangiata molto più del dovuto. Tu va. Amen. E allora la vita di Anne è sì una vita tragica, però anche grazie a questo padre pieno di forza, pieno di umorismo, pieno di coraggio, delle ricorrenze come i compleanni o come il Natale non si festeggia, si festeggia Hanukkah, si festeggia San Nicola, San Nicolò, diventano momenti importanti in cui con pochissimo, no, una piccola poesia in rima che riguarda la personalità di ognuno viene nascosta nelle scarpe, ecco, piccole cose così. Per il resto Anne parla sicuramente della clandestinità, parla dei contrasti che sente nascere in se stessa, no, di una sorta di sdoppiamento. Si vede così molto giocosa nei confronti degli altri e tragica quando è da sola. Continua a tenerle compagnia allo studio della storia e la raccolta dei visi di grandi dive. Questo è il desiderio, lo leggerei. Sì. Ma il suo è un comportamento del tutto normale, del tutto adolescenziale. Un giorno sono alle stelle e il giorno dopo cado a picco, no? Allora, voi non dice anche pezzi che avete deciso di saltare, spero non abbiate la cena sul fuoco perché andremo un po' più lunghi, ma questa invece è una parte di prima stesura, proprio del diario A, quello un pochino più spiccio. Sabato 12 febbraio 1944. Cara Kitty, il sole splende, il cielo è di un blu intenso, soffia un vento magnifico e io ho voglia, così tanta voglia di tutto. Di parlare, di libertà, di amici, di stare da sola. Ho così tanta voglia di piangere. Ho una sensazione dentro di me come se dovessi esplodere e so che se piangessi andrebbe meglio. Ma non posso farlo. Sono irrequieta, cammino da una stanza all'altra, respiro l'aria da sotto le finestre, sento battere il mio cuore come se dicesse, esaudisci finalmente i miei desideri. Mi sa che sento la primavera dentro di me, sento il risveglio della natura, lo sento in tutto il mio corpo e il mio spirito. Devo tenermi a freno, sempre e comunque. Voglio il mio Peter, ho voglia di ogni ragazzo, anche di Peter qui. Vorrei proprio andare a urlargli, su, dimmi qualcosa, non fare solo quel sorriso, toccami, che senta di nuovo quella beatitudine dentro di me, come l'ho sentita la prima volta nel sogno della guancia di Peter. Sono davvero scombussolato. Non so cosa leggere, cosa scrivere, cosa fare. So soltanto che voglio. Tua, Anne Marie Frank. Vedete, lo scombussolamento la vita che bussa e voglia essere ricercata, clandestina, prigioniera, in bilico tra la vita e la morte, la vita vince, no? La vita è quella che ti spinge a tornare a vedere in soffitta l'albero, perché puoi vedere gli unici uccelli che ci sono, e ti spinge ad stare attenta alle conversazioni degli adulti durante i pranzi e le cene, a prendere in giro te stessa dicendo che cosa c'è da fare. Ecco, la mia vita è come essere in caserma, mi alzo, silenzio, mi lavo in fretta, poi studiare, poi pelare le patate, grattare le patate, eccetera. Guarda, questa è una notazione che naturalmente il padre ha tagliato. Ho notato in bagno, la mia vagina è cambiata, è davvero diversa, è più grossa e ho visto che c'è anche un altro buchino. Ma poi qua da noi si mangia sempre la stessa roba. È bene che lo sappiate, care amiche, se che stiate lì fuori. Si mangia sempre cavoli e poi c'è il mese delle patate e poi c'è il mese delle coste. Ciononostante, Anne sente in qualche modo, perché riflette al suo passato, un passato pieno di agi alla fine, no? Di privilegi, e sente che questi privilegi non ci sono più, ma sono entrati dentro di lei, che è prigioniera, ma può guardare le stelle. E avviene finalmente, non so se lo volete sentire o meno, il primo bacio,
il primo bacio. Lo volete sentire? Domenica 16 aprile 1944. Carissima Kitty, tieni a mente la data di ieri perché sarà importantissima nella mia vita. Non è forse importante per ogni ragazza ricevere il suo primo bacio? Beh, è importante anche per me. Il bacio di Bram sulla mia guancia destra non conta, e nemmeno quello di Vostra sulla mano destra. Il modo in cui sono arrivata a questo bacio, così senza preavviso, te lo racconto ora. Ieri sera alle 8 ero con Peter, seduto sul suo divano. Poco dopo, lui ha voluto cingermi le spalle. Dato che era sabato, non indossava la tuta. Fammi un po' di posto, ho detto io, se no batto la testa contro l'armadio. Lui si è spostato più in fondo, quasi nell'angolo. Io ho messo il mio braccio sotto il suo e sulla sua schiena. E lui mi ha praticamente seppellita tenendomi il braccio sulle spalle. Ora, noi ci siamo seduti più volte così, ma mai vicini come ieri sera. Lui mi stringeva forte a sé. Il mio seno sinistro poggiava sul suo. Il mio cuore già batteva, ma non eravamo ancora pronti. Lui non si è dato pace fino a che non gli ho poggiato la testa sulla spalla e a quel punto ho aggiunto la sua. Quando dopo circa 5 minuti mi sono rimessa a sedere, subito mi ha preso la testa fra le mani e di nuovo l'ha avvicinata a sé. Ma è stato così bello, io non riuscivo molto a parlare, il piacere era troppo grande. Poi maldestramente mi ha accarezzato la guancia e il braccio, ha cincischiato con i miei riccioli e per la maggior parte del tempo le nostre teste sono rimaste premute una sull'altra. La sensazione che ha generato in me, Kitty, io non riesco a descrivervela, ero troppo felice, credo anche voi. Alle 8:30 ci siamo tirati su. Feff è entrato per poi uscire col suo cappotto. Peter si è messo le scarpe da ginnastica per fare più piano nel secondo giro della casa. E io sono rimasta lì con lui. Come ho trovato all'improvviso la mossa giusta non lo so, ma prima che scendessimo lui mi ha dato un bacio, fra i capelli, metà sulla guancia sinistra e metà sull'orecchio. Io sono scappata di sotto senza voltarmi e non sto nella pelle per oggi. Tua Anne M. Frank, domenica mattina, poco prima delle 11. Quindi il primo bacio, il primo amore, l'ottimismo dell'amore, l'ottimismo della vita, nonostante tutto, nonostante i progetti, per esempio. Io ogni volta vi faccio passare queste immagini solo come una sorta di memoria sui vari temi, perché i temi sono tanti, no? Un diario è per sua natura frammentario, è molto difficile da riassumere e non... Per riassumere, vi voglio dare un'idea che a un certo momento lei ha anche delle ambizioni letterarie, quindi vuole scrivere dei racconti a tutti dei piani, si vuole ispirare alla storia, scrive al padre una lettera molto dura sui suoi rapporti con la madre, no? E il padre ci rimarrà malissimo perché si considera e per molti versi lo è, un uomo molto tollerante, molto permissivo, non così illuminato come probabilmente immaginiamo noi quando immaginiamo un genitore aperto, però erano anche altri tempi, no? E questo diario prende anche in considerazione la parte politica, perché ricordiamoci che Anne almeno una volta al giorno ascoltava Radio Londra e quindi vengono a sapere i prigionieri, perché li possiamo considerare dei prigionieri, dell'alloggio segreto del D-Day, e questo rafforza le loro speranze, anche se molti degli adulti non credono che ci sarà una liberazione. E poi finalmente quello che succede è che Anne sottolinea l'importanza della fiducia nell'essere giovani e il peso della giovinezza di fronte agli orrori più grandi, perché non ci sono difese, non c'è possibilità di dire no. Le sue pagine di scrittura nel terzo diario sono più lunghe, quindi ci permettiamo di fare qualche stralcio di questa giornata del 15 luglio 1944. Cara Kitty, ci è arrivato un libro dalla biblioteca con il seguente titolo. Che ne pensate delle ragazze moderne? Oggi vorrei proprio approfondire questo argomento. La scrittrice critica i giovani d'oggi punto per punto,
ma senza per questo liquidare tutto ciò che è giovane come buono o nulla. Al contrario, lei è piuttosto dell'idea che se solo volessero, i giovani potrebbero costruire un mondo grande e più bello e migliore. Che i giovani hanno i mezzi, ma si perdono dietro a cose superficiali senza degnare di uno sguardo ciò che è il vero bello. Leggendo alcuni passaggi ho avuto la forte sensazione che la scrittrice rivolgesse a me le sue critiche. E per questo voglio aprirmi con te una volta per tutte e difendermi da questo attacco. Perché se si guarda a fondo, si è più soli nell'infanzia che nella vecchiaia. Questo proverbio mi è rimasto impresso leggendo un qualche libro e trovo sia molto vero. È proprio vero che gli adulti qui se la passano peggio dei giovani? Certo che no, non è vero per niente. I grandi hanno un'opinione su tutto e nel corso della vita non vacillano più nel loro agire. Noi giovani facciamo doppia fatica a rimanere saldi nelle nostre opinioni in un tempo in cui ogni idealismo viene calpestato e distrutto, in cui le persone mostrano il lato peggiore di sé, in cui si mette in dubbio la verità e la giustizia e anche Dio. Chi continua a sostenere che qui, nella casa sul retro, i grandi se la passano peggio, certamente non si accorge di quanto è superiore la portata dei problemi che si abbattono su di noi, rispetto ai quali siamo forse ancora troppo giovani, ma che ci assillano fino a quando, a lungo andare, crediamo di aver trovato una soluzione, soluzione solitamente troppo fragile in confronto alle armi che tornano a demolire. E la difficoltà di questo tempo, ideali, sogni, belle speranze, devono ancora venire a galla, ma già la realtà più crudele li colpisce e li annienta. È quasi un miracolo che io non abbia rinunciato alle mie aspirazioni, perché sembrano esageratamente improbabili, e però le tengo strette, nonostante tutto, perché io ancora credo nell'intima bontà dell'uomo. Mi è praticamente impossibile costruire le cose sulla base di morte, miseria e caos. Lentamente vedo il mondo trasformarsi sempre più in un deserto. Sento salire il fragore del tuono che ci spazzerà via. Patisco anch'io la sofferenza di milioni di persone. Eppure, se guardo il cielo, penso che tutto questo volgerà di nuovo al bene, che anche questa prova avrà una fine, che nell'ordine del mondo torneranno la serenità e la pace. Nel frattempo, devo tenere al sicuro i miei propositi. Nel tempo a venire, magari, potrò ancora realizzarli. Tua. A me, allora, non ce la facciamo per questioni di tempo a leggere l'ultima pagina del diario, ed è il 1 agosto, il 4 viene va bene. Il 4 verrà invece arrestata. E comunque il tema in questa ultima pagina è in particolare proprio le contraddizioni che contraddistinguono se stessa, no? Come quando ci si guarda veramente dentro allo specchio di noi stessi, ci si rende conto di non essere unici, di avere tante sinte. Così vale per lei. Martedì 1 agosto 1944. Cara Kitty, un groviglio di contraddizioni è l'ultima frase della scorsa lettera e la prima di questa. Un groviglio di contraddizioni. Sai dirmi esattamente cosa sia? Cosa significa contraddizione? Come molte altre parole, la si può spiegare in due modi. Contraddizione fuori e contraddizione dentro. La prima è semplicemente non conformarsi alle opinioni altrui, fare di testa propria, avere sempre l'ultima parola, insomma, tutte le spiacevoli caratteristiche che mi hanno reso noto. La seconda, invece, non mi ha reso nota, e quella è il mio segreto. Ti ho già detto più di una volta che la mia anima è come divisa in due. Da un lato risiede la mia allegria incontenibile, battuti su ogni cosa, voglia di vivere, soprattutto prendere il lato leggero delle cose. Con questo intendo non scandalizzarsi se qualcuno ti fa il filo, per un bacio, un abbraccio, una barzelletta spinta. Questo lato è quasi sempre in agguato e sopprime l'altro, che è molto più bello, più puro e più profondo. Non è vero. La parte bella di Anne non la conosce nessuno. Infatti sono in pochi quelli che mi sopportano. Cioè, io sono il pagliaccio che ti intrattiene per un pomeriggio, poi per un mese ne hanno già tutti abbastanza di me. Sono ciò che è un film d'amore per la gente impegnata. Una banale distrazione, il piacere di una volta tanto, qualcosa di cui scordarsi in fretta. Non brutto, ma nemmeno così bello.
Per me è molto triste doverti dire queste cose, ma perché non dovrei farlo se so che è la verità? Il mio lato più leggero e superficiale è sempre allerta, e per questo vincerà sempre su quello più profondo. Non sai quante volte io ho già provato a scacciare questa Anne, che è solo una metà della Anne degna di questo nome, a sconfiggerla, a nasconderla. Non ci riesco e non so dire neanche perché. Ho molta paura che tutti quelli che mi conoscono per come sono sempre scoprano che c'è un altro lato di me, un lato migliore e più bello. Ho paura che si prendano gioco di me, che mi deridano, mi diano della sentimentale, che non mi prendano sul serio. Io sono abituata a non essere presa sul serio, ma solo la Anne più leggera ci è abituata e può sopportarlo. Quella più pesante invece è troppo debole. Quando la parte buona di Anne viene faticosamente allo scoperto, anche solo per un quarto d'ora, subito si chiude ritrosa in se stessa appena deve cominciare a parlare, lascia la parola all'Anne numero uno e sparisce in meglio non si dica. Quindi l'Anne dolce non si è ancora mai palesata in compagnia neanche una volta, ma sta da sola domina quasi sempre. Io so perfettamente chi vorrei essere e chi già sono dentro di me, ma purtroppo lo sono solo con me stessa. Ed è forse questa, anzi non c'è dubbio sia questa, la ragione per cui mi definisco un'interiorità felice. Il resto della gente pensa che io sia un'esteriorità felice. La versione pura da dentro mi indica la strada. Da fuori non sono altro che una capretta scatenata che prova di vincolarsi. Come ho già detto, io sento tutto in maniera diversa da come lo esprimo. Così mi sono guadagnata la fama di quella con la cotta facile, della civetta, saputella, con la fissa dei romanzi. Anne allegra ci dite su, ribatte sfacciata, alza le spalle non curante, finge che non gli importi niente. Invece no, la reazione dell'Anne silente è tutta al contrario. Se devo essere veramente sincera, ti confesso che mi duole far questa fatica indicibile per essere diversa e poi trovarmi ogni volta di fronte a eserciti più forti. Sento i singhiozzi dentro di me. Ecco alla fine che hai fatto, cattive opinioni, facce di schermo e disappunto, gente che ti trova antipatica. Tutto questo solo perché non dai ascolto ai buoni consigli della tua altra metà. Ahimè, io vorrei tanto ascoltare, ma non ci riesco. Quando sono seria e taciturna, tutti pensano che sia una nuova commedia e mi tocca cavarmela come uno scherzo. Senza contare la mia famiglia, che pensa che mi sia certamente ammalata, mi fa ingoiare pillole per il mal di testa e calmanti. Poi mi sentono la gola e la fronte, casomai abbia la febbre. Mi chiedono se sono andati in bagno, criticano il mio malumore. Io proprio non ce la faccio. Quando si vada così tanto meglio divento acida, dolente. E alla fine rivolgo altrove il mio cuore. Da fuori si vede il peggio. Il meglio resta tutto dentro. E io ancora cerco un modo per diventare quella che tanto vorrei e potrei essere se solo nel mondo non vivessero le altre persone. Tua, Anne, M. Frank. Sois gentil et tiens courage. Allora, a questo libro io ho dedicato una prefazione, al di là delle parti, diciamo, più da compilatrice, tutti i libri di Anne, tutti i siti in cui potete trovare informazioni su di lei. La prefazione si chiama Un fiore reciso. E ti direi di leggere, perché ormai siamo alla chiusura, qua. Solo proprio la fine. Il diario è una scrittura vivace e intima, come se corrispondesse al bisogno di Anne di rendere conto di se stessa, di capirsi, e al tempo stesso alla volontà di sfuggirsi. Non è facile, infatti, guardarsi dentro. L'intimità è come un giardino segreto, con piante, erbe, semi delicatissimi, che è facile calpestare e distruggere. Chiedo ai lettori di affrontare questo diario come se entrassero in un giardino fragile e vibrante, con il rispetto e la comprensione necessarie per avvicinarsi a un altro e ai suoi sentimenti. Camminate in punta di piedi e inoltratevi con cautela in questo giardino, il cui fiore più profumato è stato reciso. Ma non abbiate paura. Aprite bene gli occhi, seguite ogni riga e vibrate al ritmo delle parole. Queste parole traboccano di vita. Siete stati molto molto pazienti e quindi se avete qualunque domanda o anche solo reazioni, commenti, voglia di condividere, ci siamo. Allora, veramente è stato molto interessante perché comunque ci sono aspetti della vita che appunto nella
nella versione originale, o meglio quella del 47, insomma, non sono presenti, quindi anche tutta l'empatia o comunque la simpatia che si può instaurare rispetto al personaggio, o, cioè un po' si perdevano. Io almeno avevo trovato la lettura interessante, però un pochino più noiosa, perché ero suo coetaneo, però non si riusciva a instaurare tutto il rapporto di umanità che invece così si instaura, anche più profondo, cioè più profondo, ti fa più tenerezza il racconto. Poi magari sicuramente ci sono tutti delle parti che appunto non essendo a conoscenza, insomma, ti portano ancora di più a immedesimarti nel racconto. Molto interessante, grazie sicuramente della ricerca che ha fatto per anche tradurre tutto quanto e metterlo insomma in forma di libro. Grazie a te, grazie comunque a voi che comunque entrate veramente nella vita di qualcun altro, no? Quindi entrarci attraverso dei filtri che vengono da qualcuno, che sia il padre, che sia un critico, che sia un traduttore, eccetera, è sempre diverso da avere un approccio diretto. Io una piccola, non appunto, ma quando hai detto personaggio, no? Perché molte volte viene voglia di parlare di persone realmente esistite, ma diventate delle icone, come dei personaggi. Ricordiamoci che i personaggi sono l'opera di una narrazione, no? E come tali sono fittizi. E qui invece è diventato personaggio, perché è diventata da persona a personaggio, ma lo sforzo di oggi, secondo me, è ritornare a vedere la persona dietro il personaggio. Sì? No, io mi accingo a ricordare il primo momento in cui ho scoperto Anna Frank, che grazie alla maestra delle scuole elementari negli anni 70, 77, 78, quando si parlava degli ebrei, quasi mai. Ricordo che in quegli anni, la giornata del 25 aprile, si parlava anche del dramma degli ebrei, il 25 aprile, poi è arrivata una data sua, che è quella del 27 gennaio. Ma in quel periodo non era così, era tutto concentrato sul 25 aprile, aveva anche questa funzione del 25 aprile. Comunque, vedendo la bambina con ben pettinata, con questo sguardo espressivo, come quella, la bambina che tutti noi abbiamo conosciuto, Anna Frank, ci era facile immedesimarsi su di lei, essendo bambini della stessa età. Oggi invece ho visto una Francia diversa, proiettata verso il suo futuro, in una vita che oggi è diventata a volte anche oggetto di avvenimenti strani che però si verificano, no? Come in questo caso quelle due famiglie che devono vivere insieme e quindi devono vivere in rispettezze di ambienti e di necessità e devono organizzarsi. Bellino anche l'organizzazione ironica che hanno voluto creare, e quindi è un'altra Anna Frank che ci ha fatto vedere oggi rispetto a quella che facciamo, molto più reale. Però sono molto contenta, perché anche per me vale la stessa cosa. Anch'io ho conosciuto il diario di Anna Frank alle elementari e l'avevo trovato insomma una lettura faticosa e mi interessava come bambina, sì e no, mi interessa di più adesso come ragazza. Tutto è figlio dell'ideologia del tempo, no? Cioè l'ideologia degli anni 50 non pensava certo a una ragazza di 12, 13, 14 anni come a una piccola donna, invece per noi è evidente questo, no? Perché siamo cresciuti, sappiamo che anche solo a livello ormonale, di reazioni, esistono dei cambiamenti, delle trasformazioni che possono coinvolgere totalmente la mente, la sensibilità. Quindi l'Anna Frank che si legge oggi è finalmente una piccola donna, come noi consideriamo le nostre adolescenti e i nostri adolescenti. D'altronde, nella tradizione ebraica, ai 12 anni si fa la bar mitzvah per i ragazzi. Per la donna non mi ricordo come si chiama, ma abbiate pazienza.
si fa una cerimonia che potrebbe essere l'equivalente di quella, non so, nella tradizione cristiana è la comunione, la cresima, non lo so, una cosa così. Ma in quel momento questo rito di passaggio sancisce l'appartenenza del giovane e della giovane alla comunità adulta e come tale moralmente responsabile delle sue azioni. Questo è molto interessante, perché sono tradizioni millenarie. Adesso noi chiamiamo ragazzo una persona di 50 anni. Sì. Io vorrei fare una notazione di tipo archivistico. Sì. Quando mai è un dubbio che ho. Provando a immedesimarmi nella psicologia di questa ragazza, mi sembra direi inverosimile che per tutto un anno lei non abbia scritto nulla, mentre ha scritto prima e dopo. È possibile che qualche documento sia andato perduto nel parapiglia degli eventi che sono succeduti poi all'arresto di questa famiglia, e quindi non tutto sia stato ritrovato? Allora, sì, è giustissimo. In effetti, quando lei intraprende la riscrittura, diciamo, ricomincia dall'inizio e poi in una seconda fase si ritrovano i pezzi che mancano di quell'anno famoso, che però non sono riportati, sono riportati solo nella versione D, che vi ho detto, della curatrice tedesca. Perché questi pezzetti, questi quaderni erano i quaderni, ma oltre ai quaderni c'erano dei fogli di carta volanti. Quindi in realtà c'è quasi tutto. E in questo senso la versione, poi alla fine di questa edizione, io vi metto tutte le edizioni interessanti di Anne Frank, l'edizione dell'Einaudi completa, tutte le opere complete di Anne Frank rimane, diciamo, la versione di riferimento. Se il secondo anno l'ha scritto su fogli, cosa erano perso? Sì. Alcune cose, diciamo, solo i grandi specialisti di area olandese le sanno. Quindi non è che potrebbe saltare fuori ancora qualcosa di inedito? Ah, è sicuro, potrebbe. Se passano 5 secondi è finita. Allora, grazie Guglia Rizzari, grazie Andrea Piacentini. Grazie a voi anche per la presenza e l'attenzione. A un certo punto ho detto, ma non si scocceranno già un'ora e mezza, invece è stato scatto. No, era 12 ore apposta per fare scena. Voglio dire, domani avremo l'ultimo atto di Strangius, che ricordo è iniziato l'11 settembre, quest'anno 50° anniversario del golpe in Cile, con un libro di Alfredo Sprovieri il Cile, sui desaparecidos, archivio desaparecidos, che ricorda vite di tanti ragazzi morti. Quest'anno è messi al bando, partendo da un paese messo al bando. Domani ci sarà l'ultimo appuntamento, che è un doppio appuntamento, che si farà nella sede del CPA a partire dalle 17:30. Poi avremo due persone bandite per motivi molto differenti: uno perché attivista antimilitarista, Stefano Caffanini, uno dei nomi arrestati per il G8, poi ovviamente assolto dalle accuse, e un altro, un bandito, uno che ricorda un'epoca della nostra storia regionale, Nino Mele, che verrà coordinato da Claudio Zonchietto. Quindi ci vediamo domani e grazie ancora a tutti. Grazie per aver visto. Può portarsi a casa i riassunti dei miei libri gratis.